Parliamo oggi con la dottoressa Elisa Caponetti. Buonasera. Buonasera. Un argomento piuttosto serio e delicato, non solo da un punto di vista psicologico, ma diciamo che quando si parla di alimentazione, di disturbi legati all'alimentazione, si pensa sempre all'anoressia, alla bulimia, insomma, fatti che leggiamo anche sulle pagine della cronaca dei nostri giornali. Assolutamente, sempre più diffusi, tra l'altro. Chi soffre di anoressia nega di avere un problema, anzi c'è proprio un'alterazione corporea, per cui ci sono persone magrissime, scheletriche, invece sono convinte di essere grasse, no? Certo, è una specie di deviazione della rappresentazione che si ha di se stessi. Esatto, è proprio centrato in pieno quella che è la criticità. È un discorso maggiore legato alla rappresentazione di esatto se stessi. Diciamo che è un discorso molto complesso, spesso in televisione e radio se ne parla anche in modo un po' alterato e minimizzato. Eh sì, perché dice comunque vuole fare la modella e quindi c'è l'identificazione alla modella e vuole dimagrire. In realtà non è proprio così. Le modelle sono molto magre, ma non sono anoressiche. Sono molto magre, ma diciamo che l'anoressia è un vero è proprio disturbo, e alla base ci sono anche delle criticità molto importanti, per cui c'è un disturbo anche spesso depressivo associato, o alterazioni dell'umore, o comunque scarsa stima di se stessi, scarsa fiducia in se stessi, cioè ci sono delle problematicità serie. Però sappiamo che parlando di alimentazione in rapporto alla psiche, molto spesso il cibo diventa anche una forma di dipendenza. Ci sono disturbi alimentari, ad esempio, di chi mangia in maniera compulsiva, quasi assolutamente a voler... sì, bulimici. Esatto. E lì addirittura c'è una difficoltà invece nel controllo degli impulsi, opposta, cioè io non riesco proprio a regolare i miei impulsi, per cui devo soddisfare continuamente il bisogno di mangiare, e ho proprio difficoltà nella gestione degli impulsi, nella regolamentazione, e c'è tutto un problema appunto con le emozioni, ma certo, non solo, i disturbi alimentari spesso hanno anche carattere struttura familiare particolare, tant'è che quello che funziona molto con le anoressiche è la psicoterapia familiare, proprio perché c'è appunto dietro tutta una difficoltà, una criticità tipica. Il punto è che di anoressia e di bulimia si muore, esatto, e che le anoressiche per esempio si inducono il vomito e utilizzano diuretici, lassativi, per cui fanno tutta una serie di cose che le persone invece che normali insomma, non farebbero mai. Esatto, per cui c'è sicuramente il piacere legato al cibo, che tra l'altro le anoressiche rifiutano, no? Perché rifiutano proprio il cibo, a differenza delle bulimiche che invece apprezzano e mangiano, no? Però è chiaro che in soggetti, in persone invece normali che non hanno nessun tipo di disturbo di personalità o nessun tipo di disturbo alimentare, ci può essere un momento in cui si trova insomma a pagamento da un buon piatto o, no? O il piacere. Quanto è faticoso uscirne dall'anoressia, ad esempio? Tantissimo, intanto perché non c'è consapevolezza del problema reale, cioè una negazione totale. Lo psicologo, psicoterapeuta che sia, quanto può fare? Dipende dai casi, chiaro, chiarissimo. Può fare tanto, ma la mia esperienza è che funziona molto di più un lavoro in rete, per cui abbinato a un nutrizionista, abbinato anche a terapia, psicoterapia familiare, a volte anche psicoterapia di gruppo, e laddove è necessario va anche dato un supporto farmacologico, perché come dicevo prima alla base comunque spesso c'è un disturbo depressivo serio, c'è un disturbo d'ansia, ci sono alterazioni del tono dell'umore, ci possono essere diversi altri disturbi associati al problema alimentare, e per cui funziona sicuramente di più, ha più probabilità di successo laddove viene fatto un intervento integrato e di rete. Perfetto, allora Elisa Caponetti, hai uno studio dove? A Piazzale degli Eroi a Roma, occupo, sono diciamo una psicologa dell'età evolutiva, sono anche una psicologa giuridica, una psicoterapeuta di coppie familiari, e mi occupo tantissimo anche oltre che di nuove dipendenze, quindi di dipendenze comportamentali, Facebook, internet e quant'altro, mi occupo anche di tutta quella che è la psicologia forense, nell'ambito sia civile che penale.